Bene, eccoci già pronti per la pre-finale. Dovrei partire a metà gruppo, speriamo bene. Speriamo che il kart questa volta non mi abbandoni in pausa di partenza, come è successo prima. Programma abbastanza serrato, perché comunque facciamo subito la finalissima di 10 giri. Cerchiamo di portare a casa un buon risultato che ho adesso, magari qualcosa di meglio. Passa, passa, Simo, passa, tranquillo. Wow! Tiro fuori la seconda parte, dai, è una gara lunga adesso. Simone, ancora problemi? Cazzo, ma perché non ha Troia.
Mi sta riprendendo, eh! Il voto di erogazione sotto pauroso. Non ne ho per attaccarti, Simo, stavolta, eh! Non ne ho per attaccarti, mi dispiace!
Allora, problemi di carburazione. Porca miseria, come è cambiato il caldo nel giro di 10 minuti, veramente. Ci saranno abbassate le temperature e non lo so, ci voleva tantissimo. In più avevo dei vuoti di erogazione anche all'ultima curva. Io potrei anche farla in pieno, però non lo so, avevo vuoto di erogazione in uscita, vabbè. Più che altro questa giornata mi è servita per fare esperienza con una bella pista anche, veramente, niente da dire. È stata veramente bella, con anche i primi rudimenti del setup che dovrò affinare per la prossima tappa, che praticamente correrò in casa, ovvero il Cremona Karting, fa 2 settimane, quando voi vedrete questi on board. Peccato non aver potuto battagliare ancora con Simone, perché mi ero molto divertito prima, però il kart adesso non era all'altezza, non era competitivo. Probabilmente ho subito un surriscaldamento eccessivo delle gomme, non si sono battute le temperature in maniera corretta e non lo so, veramente devo un attimino capire cosa è successo. Vabbè, comunque tutta esperienza questa. Se questo un po' vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, passare alla pagina Facebook, e ci vediamo nel secondo round del campionato Casporcico 2019 in quel di Cremona Karting. Per il vostro Max è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Bye bye!